Il proto-sincrotrone. PS è un componente chiave del complesso acceleratore del CERN, dove si accelerano protoni provenienti dal PS booster, o ioni pesanti dal low energy ion ring. Nel corso della sua storia sono stati accelerati diversi tipi di particelle, alimentandosi direttamente agli esperimenti o ai più potenti acceleratori. Il 24 novembre 1959 vennero accelerati i primi protoni all'interno del PS, che diventò per un breve periodo l'acceleratore di particelle più potenti del mondo. Primo sincrotrone del CERN, inizialmente doveva essere un progetto ospite del programma del CERN. Tuttavia, quando vennero costruiti nuovi acceleratori del 1970, il compito principale del PS è diventato la fornitura di particelle per i nuovi acceleratori. Nel corso degli anni ha subito molte modifiche e l'intensità del suo fascio di protoni è aumentata di 1000 volte. Con una circonferenza di 628 metri, il PS ha 277 elettromagneti convenzionali, temperatura ambiente, e di cui 100 dipoli per piegare i raggi intorno alla circonferenza, e opera alla velocità di 25 GeV. Oltre ai protoni, ha accelerato le particelle alfa, nuclei di elio, nuclei di ossigeno e zolfo, elettroni, positroni e antiprotoni.